Ritornano a protestare le mamme dei bambini che frequentano la scuola materna Rita Levi Montalcini di via Paolo Orsi a Gela, succursale della scuola Enrico Sorito. Sono passate più di 2 settimane dal crollo di calcinacci che si sono staccati dai piani superiori dello stabile del Rione Caposoprano, ma, sostengono i genitori, non è stato eseguito un intervento definitivo per mettere in sicurezza l'aria, solo una piccola manutenzione. Tutto è invariato, è rimasto immutato e ancora i nostri figli sono sempre in questa scuola e purtroppo con il caldo che fa in questi, che ha fatto in questi giorni non possono uscire perché c'è il pericolo che incombe su di loro, perché non è stato neanche messo in sicurezza comunque le tettoie, insomma il tetto di questi palazzi. In più, da quando c'è stata la bomba d'acqua, c'è tutto il pavimento qui del marciapiede pieno di vetri che nessuno si è degnato di neanche spazzare. Una gru qualche giorno dopo la caduta è venuta per far cadere altri calcinacci, ma non è stato messo nessun tipo di protezione, una rete per far fronte a questo problema. Volevamo capire dopo 20 giorni che cosa, come è intenzione di muoversi, visto che i bambini sono chiusi dentro. I genitori dei bambini ultimamente non hanno portato i loro figli a scuola e sono pronti a rifarlo. La nostra classe, la classe dei blu, abbiamo fatto una sorta di manifestazione, 2 giorni non portare i bambini all'asilo, in attesa di avere un colloquio con la preside, al che se non l'abbiamo trovata in classe ma l'abbiamo ritrovata all'asilo il lunedì e ci ha promesso che insomma lei si stava muovendo per Caltanissetta, insomma con i condomini, che era una cosa celere. Ma sono passate 3 settimane dall'accaduto, perché è accaduto preciso martedì, come oggi, 3 settimane fa. Non c'è niente. I bambini hanno i catenacci nelle classi. La nostra classe, per aprire la finestra, per farli respirare, abbiamo l'armadio, onde evitare che i bambini escano fuori sul cortile. Se è una situazione tollerabile, non lo so. Il corridoio è la loro massima fuga. Da una classe all'altra hanno il corridoio di 50 centimetri, dove si accalcano 170 bambini.